Siamo arrivati alla fine di questa quadrilogia, l'avevate annunciata, siete addirittura un po' in anticipo, è stato difficile. Hai ragione, è stato, sì, devo dire che è stato difficile perché è stato un lavoro di ricerca veramente immenso, un lavoro di ricerca che Rolando Argentero ha fatto negli anni. Abbiamo rispettato tutte le scadenze, per cui avevamo detto che saremmo usciti all'inizio delle quattro stagioni, quindi abbiamo fatto il 21 marzo, il 21 giugno e il 21 settembre. In realtà questo libro che esce, diciamo oggi, che Alto Canavese, Cornier, Valli dell'Orco, avrebbe dovuto uscire il 21 di dicembre, però la prefazione ci è stata fatta dall'arcivescovo di Cagliari, Monsignor Arrigo Miglio, che è stato a lungo vescovo di Ivrea e che il 21 dicembre non avrebbe potuto essere qui con noi perché, come scherzosamente ha detto lui, è un periodo di altissima stagione. Di conseguenza l'unica data disponibile era l'8 dicembre e correndo come dei matti siamo riusciti a farlo uscire per tempo. Che cosa avete in mente adesso? Beh, adesso abbiamo in mente di promuovere questa grandissima opera che abbiamo fatto perché è una sorta di enciclopedia della fede. Siamo riusciti a coprire l'intero Canavese nei quattro volumi che sono usciti, come ho detto, alla scadenza delle quattro stagioni e devo ammettere che da parte delle amministrazioni comunali c'è stato comunque un interesse notevole perché ci hanno invitato, e di solito siamo sempre noi a doverci proporre, invece ci hanno invitato ad andare a presentare i volumi proprio perché la gente impari a conoscere le bellezze che ci sono sul nostro territorio, sia in quello che riguarda le chiese, le cappelle, i santuari, le abbazie, via Crucis, c'è una sorta di pellegrinaggio religioso che comunque è tornato molto di moda. Abbiamo il famoso cammino di Santiago de Compostela, ma non per niente abbiamo anche il nostro cammino che è bellissimo e questo peregrinare tra le chiese del territorio vale veramente la pena riscoprirlo. È un'opera editoriale ma anche un invito al turismo in quest'area. Assolutamente sì, secondo noi è un lavoro di sinergia sul territorio, sui giovani, sul turismo, a invitare le persone a venire a vedere queste chiese, anche perché abbiamo suddiviso tutte le chiese in vari itinerari, abbiamo creato 13 percorsi, in questo ultimo volume ci sono gli ultimi due, quindi chi avesse voglia potrebbe andare a visitare le varie chiese seguendo un itinerario logico che gli permetta di andare a vedere delle chiese che a volte sono chiuse, ma dove all'interno ci sono dei capolavori d'arte che spesso sono misconosciuti. Monsignor Arrigo Miglio, ritorno a casa, perché poi il Canavese è casa sua, per presentare il quarto volume di una serie che riguarda queste chiese che lei conosce molto bene. Tanto che emozione fa ogni tanto tornare a casa, rincontrare i propri fedeli di tanti anni. E beh, tornare a casa è sempre una grande emozione. E soprattutto per un'occasione come questa, perché idealmente uno ripercorre tutti gli itinerari, i tragitti, le chiese e quindi si scopre tutta la rete di affetti e anche di feste e anche di amici. Ecco, sono molto lieto di questa iniziativa perché è una raccolta formidabile, questi quattro volumi con tutta l'inventario e la storia delle chiese del Canavese, credo che poche diocesi abbiano un'opera così completa e quindi era per me anche un debito di riconoscenza nei confronti del Canavese, della diocesi di Ivrea, a dare il mio piccolissimo contributo, ma soprattutto per dire grazie a chi ha lavorato, a chi ha raccolto il materiale e a chi ha pensato a pubblicarlo. Leggendo questi volumi, quanti ricordi tornano alla mente? Perché insomma questi luoghi li ha visti un po' tutti. E certamente si va indietro con la memoria, ecco, di tanti anni, soprattutto i ricordi legati a Monsignor Bettazzi, molte volte lo avevo accompagnato nelle visite pastorali, anche nelle feste,
Ecco, poi negli anni successivi ho preso un po' il suo posto, ho cercato di sostituirlo come ho potuto, ecco, ma lui è stato il primo che ha avuto l'idea di raccogliere la documentazione di tutte queste chiese. Nella sua visita pastorale alle vallate aveva portato a casa la fotografia di tutte le chiese, di tutte le cappelle, anche le più piccole. Ed era una documentazione che l'archivio non aveva di sicuro, quindi in qualche modo mi pare che il padre ideale di quest'opera è anche lui, quindi il nostro grazie anche a lui. Per la diocesi di Ivrea una bella documentazione, e vuol dire che c'è molta fede in questa diocesi. Sì, io direi che quello che è certo è che c'è molta storia e molta tradizione, e spero che sia ancora viva tutta la fede che ha dato origine a tutto questo. Sappiamo che viviamo in una società secolarizzata, non è più la società che ha costruito queste chiese, però il fatto stesso di questo interesse per dei monumenti, interesse per la propria storia, interesse per la propria tradizione, significa che c'è ancora un tessuto molto forte e molto sano. Riuscirà a vederle tutte? Direi che in gran parte le ho già viste, perché ormai sono 3 anni e qualche mese che sono qui, e certamente prossimo anno inizierà la visita pastorale, il che significa che anche quelle che non ho ancora visto, oltre a quelle già visitate, le visiterò. Argentero, un'impresa difficile, ma alla fine ce l'avete fatta. Ma le imprese sono tutte difficili e sono tutte facili, dipende dall'impegno con cui le affronti. Questo impegno c'era all'inizio, c'è stato durante tutto il corso della ricerca e ovviamente è stato relativamente facile giungere alla fine. Certamente questa sera accendiamo la candelina finale ed è una soddisfazione per tutti, per l'editore, per me, credo anche per i vescovi interessati. Cominciamo da Sua Eccellenza il Monsignor Miglio, l'arcivescovo di Cagliari, che è venuto apposta per presentare il libro, il Monsignor Cerrato, che ha sempre sostenuto l'iniziativa di questi 4 volumi, e anche gli altri vescovi che si sono prestati a scrivere le prefazioni. Io non vorrei dimenticare il vescovo emerito di Ivrea, Monsignor Bettazzi, che si è prestato molte volte a venire con me alle presentazioni, e Monsignor De Bernardi, il vescovo di Pinerolo, che ha scritto la prefazione del 3° volume, una splendida prefazione, ed è venuto a presentarla a San Benigno. Quindi io ho avuto anche il sostegno dei vescovi, che è stato molto importante per riuscire a raggiungere l'obiettivo finale. Quindi sì, se vuoi c'è stata un'impresa, ma è un'impresa facilitata dall'aiuto di persone di alto valore. C'è qualcosa che ti ha sorpreso in questa tua ricerca o ti aspettavi tutto? Quello che mi ha sorpreso è la scoperta del profondo senso religioso che c'è nell'alta montagna. Quando tu vai nell'alta montagna, sia la Val Soana, sia la Valle dell'Orco, sia l'Alta Val Chiusella, tu trovi dei luoghi di religiosità
che non ti aspetteresti mai. E sono veramente una sorpresa. Tu sali fin circa i 2000 metri nella Valle dell'Orco e trovi una famiglia, due famiglie al massimo, che tengono in piedi e investono soldi in una cappelletta piccola, ma tenuta con una dignità che neppure in città riescono a tenere nelle grandi chiese, che ti colpisce, ti lascia sorpreso, stupefatto. Cioè, questa gente evidentemente crede molto più di quanto la gente di città, la gente comune crede ancora in Dio. Ecco, questo è quanto più mi ha colpito. Senti, dopo questa fatica che cosa hai in mente? Credo che a questo punto te lo posso annunciare. Io questa sera annuncerò che appendo la penna al chiodo. Ho dato, ho ricevuto, ma credo che mi sento come un limone spremuto, e quindi lasciamo spazio ai giovani. Allora ti voglio strappare una promessa: scrivere è faticoso, hai scritto molto, ma delle tue conoscenze abbiamo ancora bisogno, ti avremo magari in televisione, più facile. Beh, io evidentemente non ho mai negato il mio contributo a chi eventualmente me lo chiede, ma una cosa è scrivere una quadrilogia che ha interessato circa 1000 chiese, una cosa è venire a dare un contributo a una televisione che tra l'altro stimo e che conosco da molti anni, e naturalmente uno poi ha il vizio dentro di sé, il vizio dello scrivere, il vizio della notizia, e quindi non dico subito di sì, perché evidentemente smentirei me stesso, ma magari tra un po' ad una chiamata si può anche dire: vabbè, faccio un piccolo strappo alla promessa che mi sono fatto.